sono, come potete ben capire, delle riflessioni colte che bisogna pur fare, insomma. E io invidio molto un mio amico, un professore di liceo, che insegna in un liceo della capitale, nel quale vengono da varie parti, dal centro, dalla periferia, quindi lui assiste al cambiamento del linguaggio, a come cambia, no, il gergo, come si modifica, e lui ha chiesto un giorno ai suoi allievi di raccontare, ognuno raccontasse una storia tratta dal mito, dalla mitologia, oppure qualsiasi, purché alla fine raccontassero, dicessero la morale che se ne trae da questa storia. Salsa uno, molto carino, dei variolici. Allora, Davide e Golia, benissimo, la so bene, racconta prego. Davide e Golia fanno a duello, ma Davide è un ragazzo, un piccolino, normale, invece Golia è un gigante, invincibile, armato fino ai denti. Ma Davide, con una fiondata, lo uccide. Morale, non sempre la forza bruta prevale sull'astuzia e sull'intelligenza. Complimenti, c'è nessun altro che vuole starsi un coatto. Tu che vuoi raccontare? Al cavaliere bianco e al cavaliere nero? Non lo so. Aso iaso. Al cavaliere bianco e al cavaliere nero fanno a duello. Il cavaliere nero d'ammazza il cavaliere bianco. Ma il cavaliere bianco c'aveva tre figli. Sti tre figli sfidano il cavaliere nero. Ma il cavaliere nero d'ammazza tutte e tre. Ma sti tre figli c'avevano tre figli per uno. Tutte e nove te sfidano il cavaliere nero. Ma il cavaliere nero d'ammazza tutte e nove. Ma sti nove figli c'avevano tre figli per uno. Tutte 27 ti sfidano al cavaliere nero, ma il cavaliere nero ti ammazza tutte 27. Ma sti 27 figli avevano tre figli, dice basta, dimmi la morale, e che il cavaliere nero lui è carica carcazza!